Assessore, mi sembra che ci sia soddisfazione da parte di tutte le associazioni di categorie per questo nuovo PSR, questo nuovo piano di sviluppo rurale che non darà più contributi a pioggia. Sì, è una scelta strategica, è un piano adottato in giunta oggi, è strategico perché le misure passano da 132 a 44, i milioni di euro destinati alle aziende passano dal vecchio piano 470 milioni di euro a circa 800 milioni di euro, questo piano 150 milioni di euro per i giovani, quindi abbiamo fatto una scelta strategica proprio di sviluppo aziendale. In un momento di crisi credo che sia la scelta azzeccata. E adesso la palla passa al Consiglio. Questo è il secondo elemento, oggi abbiamo deliberato in giunta, va in Consiglio, entro il 15 luglio dovrebbe essere approvato in Consiglio perché poi dobbiamo spedirlo in Comunità Europea entro il 22 luglio, quindi chiediamo al Consiglio di dare un'accelerazione anche perché l'unanimità su questo tipo di progetto di programma credo che sia stata sotto gli occhi di tutti e anche apprezzata. Insomma, un lavoro di molti mesi, un lavoro di concertazione importante. È un lavoro che ci ha visto spendere moltissime ore, moltissimi giorni, dovrei dire anche qualche anno, perché siamo partiti nel 2011 con la conferenza veneta per l'agricoltura, da lì gli stati generali hanno predisposto le linee strategiche, siamo arrivati al tavolo verde facendo sintesi, quindi una sintesi strategica, non risorse a pioggia ma tutti destinati al mondo agricolo. Prima accoppiato, la zootecnia si aspettava qualcosa di più? Sì, la regione Veneto è l'unica regione italiana che non dà l'intesa nello Stato Regioni, proprio perché la scelta che è stata fatta o non fatta dal governo rispetto a un comparto, l'unico comparto che è veramente in crisi e che soddisfa anche le norme comunitarie per l'intervento pubblico, non è stato preso in considerazione per come dovrebbe essere rispetto alla crisi. Sono state premiate molte colture che non hanno nessun tipo né di crisi né di produzione né di prezzo, per questo noi non diamo l'intesa.